professor Alessandro Martini, insieme ai suoi collaboratori del gruppo di ricerca dell'Università di Padova, avete appena curato una lettura sulla plasticità uditiva. Quali sono le novità che sono emerse secondo i vostri studi? Allora, risaliamo un pochino indietro. Un paio d'anni fa sono usciti dei lavori del gruppo di Franklin che dimostravano che la presenza di ipoacusia è un fattore di rischio importante per il decadimento cognitivo, quello che è noto come Alzheimer. In realtà, degli studi condotti in Veneto nell'ambito del progetto sulla qualità della vita dell'anziano, negli anni 80, nella seconda metà degli anni 80, avevano già evidenziato che c'era una correlazione molto stretta tra ipoacusia e depressione, decadimento cognitivo, maggiore numero di malattie. Quindi è un fattore molto importante. L'ipoacusia può essere un fattore di rischio per lo sviluppo del decadimento cognitivo. Ecco, i vari argomenti trattati hanno anche visto, ad esempio, che si può prevenire in qualche modo anche il decadimento cognitivo, ma anche tutti i fattori connessi all'invecchiamento. Quali sono le strategie che si possono mettere in atto a livello preventivo? Credo che posso Gabelli. Ecco, io sono Carlo Gabelli e mi occupo da diversi anni di Alzheimer. La malattia di Alzheimer è una malattia che noi la vediamo in una fase con i sintomi tardivi. In realtà la ricerca di questi ultimi anni ha potuto mettere a fuoco che è una malattia che ha le sue basi biologiche molti e molti anni prima, si parla addirittura di 10-15 anni prima dell'insorgenza dei sintomi. Questo permette di focalizzare l'attenzione su strategie preventive e la ricerca di questi anni ha mostrato come stimolare il cervello. Adesso vedremo quali sono le tecniche più opportune, ma dare degli stimoli cognitivi e motori all'encefalo sono in grado di prevenire e ridurre l'insorgenza di questo problema. Chiaramente l'udito è una via molto importante per quanto riguarda questi processi, questi paradigmi. Ecco, altri aspetti che si possono sottolineare? Sì, per esempio che sfruttando il fatto che anche nell'anziano è possibile far leva sulla neuroplasticità, si può in qualche modo contrastare quella che è la neuroplasticità di tipo maladattivo, come per esempio nell'acufene. Vari studi dimostrano che tramite dei training con dei materiali percettivi specifici si può invertire la tendenza e quindi in qualche modo ridurre questo tipo di sintomatologia. Quindi anche la prevenzione è un fattore multidisciplinare dal punto di vista medico e di voi, insomma, specialisti? Assolutamente. Grazie. Grazie a lei.